In questi giorni le prime pagine dei quotidiani sono occupate dalla questione che ha investito alcune ONG, accusate da più parti di favorire trafficanti di uomini con le loro operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo. I più accaniti a cavalcare la polemica sono stati i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che hanno accusato chi, a loro dire, fa affari coi migranti. Ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia. E l'immigrazione clandestina è una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti politici. E se fossero anche i grillini a fare affari coi migranti? Quello che vedete è Gedorem Andreatta, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Marostica, un comune di 13.000 abitanti in provincia di Vicenza. Nonostante Andreatta sia il rappresentante del Movimento 5 Stelle, non sembra aver problemi a lucrare con l'accoglienza dei profughi. Il grillino infatti risulta socio al 5% dell'hotel Adele SRL, una società che nel Vicentino ospita 280 migranti per 34 euro al giorno, ma il restante 95% appartiene alla San Francesco Costruzione SRL. E chi c'è dietro la San Francesco SRL? Sempre lui, il consigliere comunale grillino Andreatta, che ne detiene il 99%. Siamo andati allora a cercarlo per ottenere qualche spiegazione. Questo è il studio di commercialista dove a volte lavora anche Andreatta. Il grillino ci ha risposto a una chiamata telefonica, ma a quanto pare non aveva tempo per noi. Non possiamo sentirci anche stasera al telefono, perché io devo parlarle le ultime dichiarazioni di Di Maio sull'immigrazione e farle alcune domande sulle sue società. Lei detto, io oggi non sono in grado di parlare con lei. Ci siamo lasciati con la promessa di risentirci, ma il pentastellato non ha più risposto alle nostre chiamate. Eppure, qualcosa da spiegare ci sarebbe. Nel 2015, infatti, l'SRL di cui è proprietario ha ospitato 150 migranti a 34,92 euro al giorno, incassando così oltre 1 milione di euro. Nel 2016 la fetta di torta si è allargata e i migranti sono diventati 280, ospitati a 34,97 euro al giorno per un periodo che va dal 15 marzo al 31 dicembre, per un totale di quasi 3 milioni di euro. E fortuna che per i 5 Stelle non bisogna far soldi con l'immigrazione. Ma non è tutto, perché nel Vicentino il business dei migranti sembra essere il vizio dei grillini. Tra i soci della San Francesco SRL, che con controlla l'hotel Adele SRL, compare infatti anche Samantha Azzardo, cognata di Andreatta e a sua volta molto occupata nella gestione degli immigrati. Ma fate attenzione, perché anche l'Azzardo nel 2013 è stata candidata per il Movimento 5 Stelle alle comunali di Bolzano Vicentino. Siamo andati allora a farle qualche domanda, ma oltre ad aver provato a farci credere di non essere la figlia dell'amministratore... È sua madre? No. Non è sua madre? Sì. È sua madre? Sì. Ha anche negato di avere una quota in questo castello di società dedite all'accoglienza. Non è socia della società? Mi spiace. Nemmeno all'1%? No, non sono io. Per poi doversi ricredere di fronte ai documenti. C'è scritto il mio nome, sì. Ma non è lei? Ma cosa c'entra questo con l'intervista? Volevo sapere se lei è la proprietaria di questo... No, non so, c'è scritto qua. 1%? E quindi è proprietaria? Socia all'1%, ma rimane socia, giusto? Sì. Non solo è socia col cognato della San Francesco SRL, ma insieme alla sorella Susi, entrambe candidate per il Movimento 5 Stelle, sono amministratori e detengono il 10% della Turista SRL, un'altra società a cui nel 2016 la prefettura di Vicenza ha affidato la gestione di 150 migranti per un totale di circa 2 milioni di euro. A conti fatti, le società collegate all'esponente grillino e alle due ex candidate del movimento gestiscono almeno 430 immigrati. Di Maio dice, da ipocriti non vedere il business sull'immigrazione. Lei si sente ipocrita? Io assolutamente no.